per la prima volta sul palcoscenico e qui con noi a Oh for Dennis, Massimo De Rosa. Sì, ecco, scusate, lo so, sembra sempre che arrivo io. Doveva arrivare Massimo De Rosa, non sta arrivando, ma siccome siamo eh? No, dicevo, un momento di classe noi volevamo fare. Mi scusi lei, è sì. Astronauta? È astronauta? È astronauta? No. Ah, mi lasci lo spazio. Ma che cazzo dici? Allora, scusi un attimo, dobbiamo fare no, il finale. No, scusi lei, è cameriere? È cameriere? No. No, non mi serve. Signori! No, siccome dobbiamo fare il finale... Ho capito, ma lei è idraulico? È idraulico? Ma lei è scemo? È idraulico? Scemo. No! Ah, mi lasci perdere! Anzi, la prego! La prego! Chi è? Che devo rientrare in carcere, ho poco tempo. La prego! Mi aiuti a toglierle? Ma dobbiamo farlo... Ma... Mi aiuti a toglierle? Mi chiedo scusa. La prego! Sì, allora, un attimo solo. Non signori! Si può... Io sono separato! Sì! E quindi, perché non posso avere una moglie? Non posso avere una donna? E mi devo accontentare di un amico? Che mi svanetta! Ma vaffanculo! Ma va... Oh! Ascolti! Esco dalla doccia, tutto nudo, mi guardo allo specchio e mi chiedo ma perché la natura a me mi ha dato il capello corto e a Rocco Siffredi ha fatto le station! Ma che station? Deficiente, dobbiamo finire la sera... Scusi, dobbiamo finire la sera... Ma è giardiniere! È giardiniere! Ma perché ripete tutto due volte? Io già dai tempi della scuola ero ripetente. Ma questo è... Lei è giardiniere! No! Ah, la pianti! Perché? Se vado al mare e vado sott'acqua non posso parlare! Perché? Perché scendo con la muta! No, questo è cretino! E perché? Se vado in montagna e tocco la neve mi prude! Perché è candida! E perché io devo andare fino in Sardegna? Per conoscere mio nuoro! No, dia il tempo che queste... Le spiegate per favore a chi non capisce... Ma lei è medico? È medico? È medico? Vai, glielo faccio dire da loro. Uno, due, tre. E allora non si curi di me? Ma che non si curi? Dobbiamo fare il finale in dello... In che Italia viviamo? Perché nella cucina ligure non uso la spezia? E perché se vado al mercato e rubo la cintura mi fermano i passanti? Io non sto capendo e un perché cazzo. Perché il costume di Superman mi va stretto? Perché è una S? Eppure l'ho comprata in Selunga. Ma aspetti almeno che le capiscano. Non tanto loro, ma la sua agivoletto. Non sono, è che... sono troppo veloce per voi. No, non è... Ma poi scusi, lei prepara gli apericena? Prepara gli apericena? No! Ah, perché mi stuzzica? Ma chi cacchio ti conosce? Dobbiamo... ci sono gli artisti. Ma anche in Italia viviamo! E se ne va, mi fa fare la marcia longa. Perché? Per sconfiggere il problema dello smog, qui a Torino mettono il divieto di giocare a tombola. Perché? Perché ci inquina! E perché? Scusi, aspetti che applaudono. Lei è decoratore! Lei è decoratore! No! E perché ci è rimasto di stucco? Ma ascolti, siccome i signori... Perché gli yogurt nei supermercati li mettono sempre nei piani alti? Perché? Perché hanno i fermenti attici! Mica, questo non l'ho capita manco io, i fermenti attici... Ma in che Italia viviamo? Vogliamo parlare del problema della sanità? Un mio amico per fare una colonscopia ha aspettato 8 mesi, poi ha fatto la colonscopia e è morto. Ah. Dal dolore non ha retto. Abbiate pazienza, ascolti, dobbiamo fare il finale dello spettacolo. Lei arriva con queste... Lei è Giampiero Perone? Quindi lei è uno showman? Lei è showman? Sì. È uno showman! A cosa devo dire io? Ma... più tamarro non ce l'avevamo e questo ci hanno mandato. In che Italia viviamo? Vogliamo parlare del problema dell'immondizia? Oh. Vogliamo parlare del problema della spazzatura? Mi rifiuto. Ma va a cagare, allora. Vogliamo parlare. L'altro giorno sono andato a vedere questo film che è uscito adesso. Bohemian Rhapsody, The Queen. È venuto il tipo con la maschera e mi fa: ma scusi, ma lei guarda i Queen col giubbotto? Sento Freddy.
Ma che sento freddi? Signori, ma in che Italia viviamo? No, se tutti questi immigrati continuano a venire in Italia con i gommoni, si cancellerà il Mediterraneo. Ma che cazzo di? Ma che gommoni? I gommoni sono i gommoni. Che poi io non ho niente con questi extracomunitari. Questi? Extracomunitari. Excomunitari, ma che... Non ho niente contro questi extracomunitari, anche perché anch'io lavoro in nero. Ma che vuol dire? Addirittura conosco, ho delle amiche che vanno a letto con questi extracomunitari. E perché no? Una volta era così bello, andavi da una donna e dicevi, posso offrirle un caffè? Posso offrire un caffè? E adesso vuoi un marocchino? Ma che... Ascolta, abbiate pazienza. Ascolti lei, lei gioca a baseball, gioca a baseball, gioca a baseball! No! E per questo non capisci la mazza. Vabbè. Allora, ha capisciuto lui. Signori, e poi basta con tutti questi cibi stranieri che non sappiamo neanche che cazzo ci mangiamo. Oh. L'altro giorno sono andato a Carrefour. Al? Dove è andato? L'altro giorno alla COP. No, la COP, ha detto il Carrefour. Questo non sa, questo è curdo. Allora, il Carrefour. L'altro giorno alle GRU. Ma che GRU? C'ha il T9 nella dentiera. Io a scuola, come lingua straniera, avevo l'italiano. Come? E abbiamo detto tutto. L'altro giorno ho visto che al Carrefour vendevano il pandoro arabo. Signori, ma che cazzo è il pandoro arabo? Non lo è so. Un pandoro che esce lo zucchero a velo. Ciao. Ciao, Massimo De Rosa. Ma guarda che roba.